Sentiamo. Che belli vedere Chris Laway e Omiatol. Guardate che facce, mamma mia, top. Andiamo a sentire, ragazzi, andiamo a sentire. Ok. Vediamo, è vecchissimo, vabbè, io non lo conosco, freccetta. Bullismo nei confronti di Ciccio Gamer 89. Infatti Chris Laway, noto manager di Manny Fresh, di Manny Fresh. Chris Laway può fare il manager, ragazzi, ma stiamo scherzando. Queste storie sono Mr. 5K. Infatti Ciccio Gamer, ragazzi, io non posso sentire che Chris Laway può fare il manager di qualcuno, ragazzi, nemmeno per scherzo. Ma se non può fare il manager di se stesso, ragazzi, se non va con Omiatol o con Social Boom non riesce. Scaricate e le potete soltanto qui. Premetto ovviamente che queste cose non sono. È già tanto Matteo Gio. E che le persone presenti in quelle stories come Omiatol sono completamente estranee. Ragazzi, in quest'epoca qua non conosceva ancora Chris Laway, non l'aveva ancora fatto dormire a casa. Noi ci vediamo social prima di Twitch TV, esatto. The way is back, sono qua con Omi. Ciccio Gamer, ciccione di merda. No! Bastardo, l'elastico del cazzo. No. Allora siamo in live, stiamo parlando di quel ciccione bastardo di Ciccio Gamer, Omi, no? Quel ma stai scherzando? L'elastico di merda. No, non lo sto. Ma l'hai detto fino adesso, porco dio, l'elastico di merda. No! Di Omi che c'è un ciccione, tu Simo cosa che devi dire? Omi ha sbagliato comunque. Sbagliato entrambi in realtà. No, non ho detto niente. No, Simone Panetti che dice hanno sbagliato entrambi, ma stai scherzando? Casa di Goldrake, sì che era casa anche di Simone. Vabbè raga, io non lo sapevo, ma consigliatemi di questi video perché meritano, cioè. Ma assurdo. Ha avuto problemi, ma sta bene, è in carriera. Carriera. Hard is back l'ha fatta grossa, esatto. Ciccio in carrozza, Ciccio panza calutiera. No, non lo sto dicendo. Sai qua? Non mi fai per niente ridere se la mia puttana... Guarda che se continui ti denuncio... No, no, scusa, bro. Ok, se la mia puttana lavori per me. Il più bambino di quelli che ti seguono... Ma state, ma no, ma io... Vabbè, raga, io... Vabbè, io non ho... Sì, a pezzero polso. Uomini è sempre così, hai visto? Non prende mai le parti. Tanto, no? Io non sto... Cioè, ma io non ci posso credere. Davvero questa storia è uscita al tempo che... Ma di quando è questo video, ragazzi? Cioè, ma state scherzando, cioè. Io, 13 novembre 2019. Poi pubblica una chat così, che non lo puoi fare, a prescindere da quello che ci sia scritto. Ma io, ragazzi, ma... Sì, ma è gravissimo, la gente non se ne accorge. Vabbè. Vabbè. Ma io non ci posso credere, davvero. Io, vabbè, vabbè. Ma poi minchia cioè, sull'aspetto fisico, cioè ma... No vabbè, lasciamo perdere perché io... Cioè ragazzi, ma cosa si può dire? Vabbè, Chris Laway. No, permaban no, non esageriamo, Serix. Anche perché ce l'ha già avuto Chris Laway. Non diglielo. Ma stunnato Fabrizio, ma perché non lo sapevo sta cosa? Ma come cazzo si fa nel... Cioè nel 2019? Ma come cazzo si... Ma poi Yomi che sta lì? Guardalo lì, guardalo lì. Tranquillo. Carrozza, Ciccio panza calutiera. No, non lo sto dicendo. Mamma mia. Vabbè, era la nana, lo so. Ciao, Randy. Bene, bene, te? No, a me più che altro Sativa, io dico... Vabbè, è lo stesso Chris Laway che non ci ha voluto dare il nome della persona che ha aggredito la mia ragazza. Cioè, è la stessa persona, ragazzi. Non stiamo parlando di chissà quale altro genio, eh. La stessa persona che io non ne voglio sapere niente, non dico niente, non so niente. Tutti lo conoscono, infatti vedete che lo conoscono talmente tutti, c'era anche Sdrumox e nessuno ha voluto dire niente, però poi Sdrumox si fa la storia insieme. Ragazzi, io, cioè davvero, io davvero non lo so, la gente che seguite, vabbè, guardiamo la clip di Sdrumox che sbrocca, adesso ragazzi qui Twitch impazzisce, no, si può vedere Sdrumox ragazzi, non si può vedere quando lui è fisicamente qui, le clip sì, andiamo a vedere ragazzi, se no non potremmo vedere neanche Social Boom, no? Mi ero perso questo fatto. Peggio Omi di Chris. Dici Fede Campa. No, non esatto. No, non mi voglio spingere perché può essere perseguibile legalmente. Quindi non lo dico. Io mi dissocio. Chi segue la Way? Ma no, il fattore che lui abbia un seguito ci sta. Il problema è che, insomma, la Way non avrebbe seguito se non si fosse. Ma guardate come ha ragionato Chris. Adesso che non c'è Social Boom, va con Omiatol. È un po' come Futur Motta. Cioè, che adesso poi finito Social Boom. Fanno un po' ridere, ragazzi. Cioè. Per carità, comunque ieri dopo il ride...